Bene ragazzi, in questo video andremo a vedere quali sono i 5 business, le 5 attività principali che sono andato a sviluppare nel corso di questi 4 anni. Perché diciamo che in molti di voi mi conoscono per quanto riguarda la vendita telefonica, il record europeo e quant'altro, però diciamo che nel corso di questi anni, ok, sono andato a costruire con la vendita telefonica diverse attività, diversi business. Perché diciamo che in tanti vedono la vendita telefonica come un'attività da intraprendere per monetizzare se sei agli inizi, però in realtà sì, è vero, con la vendita telefonica, se diventi un venditore telefonico, quindi anche consulente, chiamiamolo come vogliamo, hai la possibilità di prendere delle commissioni, di guadagnare senza investire soldi, ed è l'unica attività sul mercato, come dico sempre, ok, per questo che ho creato Money Call, che permette ad una persona che parte da zero di poter monetizzare, guadagnare anche senza competenze, questo è sicuro. Però la vendita telefonica è da vedere anche come un qualcosa lato imprenditore, ok, se sei l'imprenditore, avere la parte commerciale online, quindi i venditori telefonici che chiudono quelli che sono i tuoi prospect che vai a creare con la pubblicità, ok, e avere poi la parte che eroga il servizio, il prodotto, spedisce il prodotto, hai già creato un'azienda sostanzialmente. Quindi vedere da imprenditore la vendita telefonica, costruire un team telefonico è una cosa molto interessante. Infatti in questo video andremo a vedere il come, creando dei team telefonici all'interno delle varie aziende, delle varie attività, business, chiamiamoli come vogliamo, che ho strutturato nel corso di questi 4 anni, sono riuscito a scalare in maniera importante. Perché ad esempio una delle attività che ho è la web agency, e quindi all'interno un team telefonico, adesso ci arriviamo. Comunque, se non mi conosci, sono Nick Cataldi e come ho detto prima, nel 2020 ho fatto il record europeo, che è ciò con cui diciamo la maggior parte delle persone mi conoscono, il record europeo appunto con la vendita telefonica, e mi occupo però di varie attività, sempre che girano intorno per un 90%, poi vedremo perché il 10% no, intorno alla vendita telefonica. Comunque la web agency l'ho strutturata con un team telefonico e con una parte che eroga il servizio. Inizialmente, quando sono partito 4 anni fa, sono partito proprio con il social media marketing, quindi vendevo servizi alle PMI, quindi alle piccole e medie imprese, e all'inizio ero io quindi a svolgere sia la parte di vendita, quindi di contatto dell'azienda all'inizio anche a freddo, quindi non facevo ancora pubblicità per acquisire contatti io come agenzia, all'inizio contattavo a freddo, andavo a fare la chiusura, in più ero la persona che poi in parte erogava il servizio, quindi faceva la pagina o comunque mi occupavo anche di quella parte, quindi siti eccetera eccetera. Diciamo che sono arrivato ad un certo punto che ho iniziato a voler scalare, e quindi cosa ho fatto? Sono andato a insegnare ad altre persone, ho creato dei video che spiegavano alle persone che entravano all'interno del mio team come vendere il servizio alle aziende, quindi agli imprenditori. E diciamo che lì è stata una parte in cui ho fatto molta formazione, perché comunque avevo 18 anni, quindi sicuramente parlare con imprenditori di fatturato e quant'altro, che non avevo diciamo sbarbato e quant'altro, diciamo che non mi davano neanche fiducia. Quindi per me all'inizio è stato molto importante andare a costruire una certa comunicazione dietro alla chiamata, tanti aspetti, no, che sono dovuto andare a creare e migliorare nel tempo per poi chiudere. Poi quando ho messo nuove persone ho iniziato a scalare, quindi ho messo appunto all'interno del team più venditori, più consulenti, li chiamerei più così per quanto riguarda la vendita di servizi, e diciamo che sono andato a scalare, però ogni attività gira intorno al team telefonico per un 90%. Quindi diciamo che la web agency l'ho strutturata proprio in questo modo, perché ogni azienda che vai a strutturare, perché dico aziende e non che sia un'unica cosa, perché dove c'è una parte commerciale che si dedica a quello che è la chiusura del cliente, dove c'è una parte di persone, quindi all'interno dell'azienda, che si occupa di erogare il servizio, è creata un'azienda, ok? Quindi l'azienda senza la parte commerciale, che è quella più importante, che porta dentro clienti, non è niente. Quindi il prodotto, per assurdo, potrebbe anche non essere di qualità, per dire, ok, poi vabbè, c'è tutta la parte dietro di lamentele da parte dei clienti, però se sai vendere e sai come vendere il servizio e il prodotto, hai già fatto una buona parte di quello che è il meccanismo. E quindi questa è un'azienda, è un progetto, sono 5, questo è uno. Il secondo è sicuramente quello legato ai prodotti, perché ho creato un'azienda che si occupa proprio di vendere prodotti su vari canali, ok, principalmente vabbè l'e-commerce e quant'altro. Vendo prodotti sia col team telefonico che non, per questo dicevo un 90%, perché per un 90%
tutti i prodotti che vengono venduti al telefono, ok, dai venditori telefonici, il 10% invece viene venduto direttamente. Questo perché? Perché diciamo che i prodotti, quelli che costano poco, li vendiamo in modo diretto, dopodiché quelli che sono i prodotti che costano al di sopra dei 150 euro vengono venduti dal team telefonico. Quindi facciamo lead generation invece che vendere subito il prodotto, non è che andiamo a chiamare a freddo, facciamo lead generation dedicata al prodotto, ok, quindi come se dovessimo venderlo con una sales page, invece che l'acquisto come call to action e chiusura della sales page c'è invece il contatto telefonico, quindi in quel caso c'è il venditore che chiama e conclude la vendita di una persona che però già vuole delle informazioni, che è stata lei a lasciare il contatto. Quindi diciamo che non facciamo in assoluto, in qualsiasi progetto di cui vi parlo, chiamate a freddo, ora come ora. Quindi diciamo che questa è una parte molto importante, perché ti permette, se utilizzi un team telefonico, sia per i carrelli abbandonati, sia per quanto riguarda invece il discorso di vendere prodotti al di sopra dei 150 euro, se li vendi in modo diretto senza un team telefonico e quant'altro, è molto più complesso andare a chiudere il cliente. Quindi magari su 10, magari spendi 100 euro di pubblicità per farne 500, invece con un team telefonico spendi 100 euro di pubblicità ma ne fai 1.500. E quindi diciamo che è molto conveniente avere un team telefonico, poi ti permette di vendere prodotti veramente ad alto prezzo, cosa che se no non riusciresti a fare. Sicuramente poi ho messo anche una parte di customer care, che poi diventa utile avere dei venditori telefonici, perché quando magari un cliente ha un problema il venditore telefonico sa come risolverlo, ma in più gli piazza l'upselling, il cross-selling rispetto a quello che lui ha comprato. Quindi diciamo che anche lì bisogna avere delle persone preparate. Poi per quanto riguarda, quindi questa è la seconda, il terzo è sicuramente quello legato, quindi il progetto, l'azienda, il business che ho creato, legato alla vendita sì di corsi, di consulenze per quanto riguarda quell'ambito. Ho un team dedicato, quindi consulenze, corsi con me eccetera, ho un team dedicato, e quella è un'azienda a sé stante, perché c'è la parte dei venditori telefonici, la parte delle persone che offrono assistenza e quant'altro, quindi anche quella è un'azienda a sé stante, ed è appunto il terzo. Il quarto invece è quello legato all'agenzia, perché ho sviluppato un'agenzia che non è la web agency, ma un'agenzia che quando arriva l'azienda, solitamente le aziende ci chiedono venditori telefonici. Ci sono aziende però che non ci chiedono venditori telefonici ma hanno bisogno di un team telefonico, quindi ho visto questo problema, abbiamo notato questo problema di mercato, anche il fatto che siamo sempre a contatto con l'agenzia di marketing, quindi con la web agency, siamo sempre in contatto con le piccole e medie imprese, aziende, imprenditori, progetti, startup e quant'altro, quindi abbiamo visto che c'è questa necessità. E quindi siamo andati a sviluppare un'agenzia che offre il servizio di chiusura clienti, quindi noi come agenzia ci occupiamo di andare a concludere la vendita di aziende che generano dei contatti, vendono dei servizi o dei prodotti ma non hanno un team telefonico, non vogliono gestirlo per qualsiasi motivo, e quindi noi andiamo a fare questa cosa. Invece che chiedere un 10% come magari un venditore o il 20 eccetera eccetera, come agenzia andiamo a chiedere una cifra superiore, ovviamente, perché offriamo anche il servizio di capire come vendere in chiamata quel servizio, quel prodotto e tutto quello che ci sta dietro. In più, all'interno di quell'agenzia siamo andati a fare che cosa? Essendo che, sempre con la web agency, offrendo il servizio di lead generation, abbiamo visto che appunto le aziende avevano necessità anche della presa appuntamento, sostanzialmente, quindi di chi ha l'azienda con i venditori ma che vuole gli appuntamenti già presi per i venditori, offriamo anche il servizio di ok, ti facciamo lead generation, in più abbiamo le persone che stanno al telefono che si occupano di chiamare i lead che arrivano, i contatti che arrivano della tua pubblicità, chiamarli, prendere l'appuntamento, fissare l'appuntamento che andrà al venditore dell'azienda. E quindi anche qua, che lo chiamerei più reparto call center, diciamo, quindi non è parte di vendita, però è sempre vendita, perché comunque devi vendere un appuntamento alla persona che ha lasciato il contatto in alcuni casi, e quindi lì ci facciamo pagare anche per la presa dell'appuntamento. Questo è un aspetto molto interessante, perché il fatto che siamo sempre in contatto con aziende, che siamo in più progetti, come ti sto spiegando, diciamo che ci permette anche di capire quelle che sono le esigenze delle aziende, come pensano gli imprenditori, tanti aspetti che poi diventano importanti
quando devi vendere in tutti gli ambiti. Quindi sicuramente il fatto che qualcuno magari si occupa solo di una cosa e non ha altri progetti, non riesce a vedere delle esigenze di mercato che poi ti tornano utili in tutti quanti i progetti. Il quinto e ultimo progetto è sicuramente quello legato al fatto che io personalmente vendo solo certe tipologie di servizi e di prodotti, ovviamente in cui c'è tanto da marginare, e gestisco dei team di persone appunto per la vendita di servizi e di prodotti di aziende terze, quindi non mie aziende. Quindi a parte l'agenzia di cui ti ho parlato, questo è un altro progetto ancora, quindi sono 5. Diciamo che li ho suddivisi anche per una motivazione, perché nel tempo mi sono reso conto che ogni cosa va divisa, quindi in ogni azienda, in ogni progetto, in ogni business ho delle persone dedicate che gestiscono alcune cose specifiche e quindi non vado a mischiare le cose, perché mischiare le cose poi fa confusione, sia perché in certe attività ho dei soci, quindi diciamo che è sempre meglio separare ogni singolo progetto. Questo è quello che ho capito a distanza di tempo, e quindi parlando anche di a distanza di tempo, esperienze eccetera, ti dico anche che è vero che ho creato diversi progetti, diverse entrate che per un certo verso sono anche automatiche, però il fatto che quando una persona parte, e questo che è l'errore che fanno tantissimi, pensa subito a voglio un'entrata automatica, non esiste, ok? Perché per avere un'entrata automatica non si tratta solo di investire, bisogna avere la capacità imprenditoriale di gestire magari un team di persone, di gestire alcune cose, gestire i soldi, cioè sono degli aspetti che all'inizio uno dice vabbè sono semplici, ma quando ti ritrovi lì effettivamente fai tanti errori che alla fine ti fanno fallire in alcuni progetti. Quindi sicuramente all'inizio, perché dico la vendita telefonica? Perché in quel caso vai ad inserirti, ok, questo è un aspetto molto interessante da non sottovalutare, quindi sia l'aspetto di monetizzare senza investire, ma anche l'aspetto che, essendo che inizi a fare vendita telefonica, dove vai a fare vendita telefonica? Vai in aziende che hanno già una struttura e quindi vai anche a copiare, quindi vai anche ad essere a contatto con delle realtà in cui c'è già un sistema che funziona, quindi copi, prendi spunto e quant'altro. Quindi quando ti ritrovi a creare un tuo progetto hai tanta esperienza, un certo bagaglio che hai preso da altre persone, e quindi a quel punto vai ad applicare tutto ciò che ha funzionato, tutto ciò che hai visto che ha funzionato, no? Quindi il classico detto, che poi rimane un detto molte volte, di prendere spunto dagli altri, di copiare, ok? Quindi essere saggi non vuol dire sbagliare e poi capire, ma piuttosto prendi spunto da altri e poi vai ad applicarlo all'interno del tuo progetto. In quel caso riesci ad ottenere risultati. Quindi il fatto di partire con la vendita telefonica non è solo un aspetto legato a non ho soldi da investire, è un aspetto legato a tante cose, quindi alla capacità imprenditoriale, al fatto di investire, sapere come investire, come coordinare e gestire un team di persone, motivarle, trovare le persone giuste, tanti aspetti che sono veramente, veramente importanti. E quindi anche l'aspetto legato a guadagnare dei soldi, monetizzare per poi reinvestire in altre attività, no? Questo è un altro aspetto interessante per quanto riguarda la vendita telefonica, perché in molti tutti i giorni ci chiedono come faccio a partire da zero. Questa è, secondo me, una cosa molto importante, partire da zero, no? Perché in tanti non è che partono da zero a livello soltanto di soldi, ma anche a livello di esperienza. Quindi ho ricollegato tutto e ho deciso di fare questo video sulla base di ciò che le persone, voi dite al mio team e che magari mi scrivete, quant'altro. Quindi sicuramente un aspetto interessante è partire con la vendita telefonica, monetizzare, reinvestire in altre attività e creare vari progetti più automatici, con tutti quelli che sono gli aspetti positivi che ci stanno dietro, quindi prendere spunto da altri, entrare in aziende che già funzionano, prendere spunti, copiare ciò che viene fatto all'interno di quell'azienda, non per forza il prodotto o il servizio, ma il metodo, il come vengono gestite le persone, tanti aspetti interessanti, quindi prendere spunto delle cose giuste e poi andarle ad applicare. Quindi ragazzi, quello che vi ho detto in questo video non sono informazioni scoppiazzate qua e là come fanno in tanti, no? Perché in tanti parlano per sentito dire, prendono spunto da altre informazioni, quindi non fanno realmente quello che dicono, no? Non hanno esperienza in quel settore. Quello che vi ho appena detto io è un qualcosa che ho provato su me stesso, ho sbagliato, risbagliato ancora prima di ottenere risultati, quindi non è come in tanti fanno credere là fuori, inizi e fai soldi, entrate automatiche, un sacco di soldi e quant'altro. Bisogna iniziare con qualcosa che ti permette di monetizzare, di crearti entrate, perché il metodo di misura che devi avere con un progetto per vedere se funziona o non funziona non è ma quello mi ha detto che funziona quindi devo seguire quello che mi ha detto lui e quant'altro, è il tuo portafoglio. Quindi se tu hai investito soldi e non ti sono tornati indietro, hai sbagliato con un progetto, è inutile che o ti abbatti o rimani focalizzato su quel progetto senza ottenere risultati.
devi partire con qualcosa che ti fa vedere soldi e reinvestirli in altre attività. Quindi nel momento in cui tu fai dei soldi che sono scollegati dal tuo tempo e quant'altro, li puoi investire, e se perdi soldi, se ti va male quel progetto, non è che sei lì con l'acqua alla gola che non sai come fare. Cioè, a quel punto ti è andato male un progetto, prendi e reinvesti in un altro progetto ancora. Però bisogna iniziare con qualcosa che ti faccia monetizzare. E questo è quello che ho fatto con la vendita telefonica, per questo che lo dico e lo ridico ancora. Non è soltanto perché vendo il corso sulla vendita telefonica, ma è perché l'ho provato su me stesso, l'ho visto su tantissimi ragazzi partiti da zero che con altri progetti hanno fallito. Partire così ti permette di monetizzare, copiare da altre realtà, perché entri in aziende che funzionano, con imprenditori che sanno fare impresa, che sanno gestire un team, motivare un team e tanti aspetti importanti. A quel punto copi, monetizzi e vai a reinvestire in altre attività più automatiche, che se anche una di queste ti dovesse andare male, a quel punto reinvesti in un altro progetto e continui finché non arrivi a raggiungere i tuoi obiettivi. Ma questo è sicuramente il miglior modo per partire. Quindi clicca nel link qua sotto, mettiti in contatto con il mio team se hai domande da fare, dubbi, eccetera, eccetera, o capire come partire, perché poi il fatto di metterti in contatto con qualcuno che faccia questa attività, che faccia business, sicuramente ti permette di poter prendere spunto, di poter accettare dei consigli, a quel punto iniziare come si deve.